Un bellissimo pomeriggio insieme qui al centro d'incontro a Cornier. Sì, è stato un pomeriggio direi positivo, è il primo che organizziamo come centro incontro. Siamo molto soddisfatti anche per la partecipazione che c'è stata. Finalmente siamo riusciti a riunire tanti anziani che hanno trovato un momento di allegria, di aggregazione tra di loro. Abbiamo avuto ospiti, le cito un caso, c'è la casa di riposo del Castello di Valperga, 15 ospiti erano ospiti qui da noi per questo pomeriggio. Quindi siamo molto soddisfatti di come la gente ha risposto a questo richiamo. È la prima volta che si organizzava una cosa del genere, speriamo che sia la prima e non l'ultima. Le persone si sono ritrovate, hanno potuto dialogare, giocare a carte, ascoltare la musica, ballare. Sì, e le dirò di più, ho visto, cioè le cito anche lì un caso di Mario Antonietto, un vecchio commerciante di Cornier, che era un commerciante storico di Cornier, che adesso è ospite al castello, e oggi pomeriggio, dopo tantissimi anni, l'ho rivisto qua. Mi ha fatto molto piacere, penso che, come l'ho visto io, anche altri anziani si sono rincontrati, chissà da quanti anni che non si vedevano, è stata un'occasione per rincontrarsi. Il centro incontro è sempre aperto? Il centro incontro è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 19, sempre qui in questa location all'aperto nel parco. Prossimamente il 30 di giugno stiamo organizzando una costinata qua all'interno del parco, dove tutti sono invitati a partecipare. Tutte le domeniche abbiamo il pomeriggio danzante per tutta l'estate fino a settembre. Organizzeremo quasi certamente la tradizionale giornata del Ferragosto, dove andiamo a pranzo tutti insieme. L'anno scorso eravamo in 98, speriamo quest'anno di superare i 100.